Sono Koji Nakajima, producer dei giochi One Piece in Namco Bandai. Mi chiamo Hisashi Koinuma di Tecmo Koei e sono il producer di One Piece Pirate Warriors 2. Tomoyuki Kitamura, Development Director di One Piece Pirate Warriors 2. Cosa ha rappresentato per voi lavorare su un brand così noto e apprezzato in tutto il mondo? È un onore enorme per noi lavorare su una serie così amata a livello globale. Allo stesso tempo c'è molta responsabilità perché ci rivolgiamo a un numero gigantesco di fan, ma nel complesso è un'esperienza grandiosa e l'amiamo fino all'ultimo momento. Avete lavorato a stretto contatto con Oda, l'autore originale del fumetto? Sfortunatamente il mangaka Eiichiro Oda non è direttamente coinvolto nello sviluppo, ma le nostre idee e concept corrisponderanno a quelle delle due compagnie Shueisha e Toei Animation per offrire la migliore esperienza possibile. Tra le novità principali di questo secondo capitolo c'è la presenza di una modalità storia scritta apposta per il gioco, differente da quella dell'anime e del fumetto. Come avete scelto questa strada? Uno degli obiettivi di Pirate Warriors 2 è quello di offrire un'affascinante e soddisfacente esperienza di gameplay. Creando una trama originale per la modalità storia, abbiamo potuto scegliere liberamente chi far combattere e su quale campo di battaglia. Come si è evoluto il sistema di combattimento in relazione all'evoluzione dei personaggi all'interno della storia del fumetto? Per poter mostrare le nuove abilità che la ciurma del cappello di paglia ha ottenuto negli ultimi anni, abbiamo aggiunto una nuova meccanica chiamata Style Action, grazie alla quale il giocatore può attivare le abilità haki di molti personaggi. In generale, il gameplay del titolo, che progressi ha fatto rispetto al precedente capitolo? Abbiamo cambiato ovviamente tutto quello che non andava nel primo Pirate Warriors. Abbiamo ricevuto molti feedback correggendo tutto quello che abbiamo potuto. Inoltre abbiamo introdotto tanti miglioramenti nel nostro motore per assicurare un gameplay nuovo e divertente. Vi piacerebbe riutilizzare la stessa proprietà intellettuale ma sperimentando altri generi e formule differenti da quella di Pirate Warriors? Riguardo alla serie Pirate Warriors, non possiamo dire molto per il momento. Ma per quanto riguarda i titoli di One Piece in generale, ci piacerebbe esplorare altri generi di giochi, visto che l'universo del manga è così vasto. Non avete paura che scrivere una storia inedita rispetto a quella originale possa scontentare alcuni fan? Questa è una domanda davvero difficile, perché tra le due opzioni, cioè di restare fedeli al manga originale e realizzare un gioco con una trama unica, ci sono fan dall'una e dall'altra parte. Al momento per me è difficile dirlo perché ci sono fan differenti e non so quale possa essere.